Francesco. Va bene, da cosa vuoi partire tu? Ovviamente parleremo di Toti e di molto altro. Sì, tu mi vorresti far partire da Toti, però io voglio partire, visto che c'è anche Calenda, ben tornato Calenda, da una cosa, diciamo, un po' più di sinistra, almeno ci provo, perché ieri è una novità. Andato in scena il patto. Come viene questa associazione? Ci arrivo, Calenda, non si pronuncia. Non è come sembra, posso spiegare. Per contrapposizione, mi è vai. Ieri c'è stato il patto della birra, la festa nazionale di Alleanza Verde e Sinistra, con Bonelli, Conte, Frattoiani, Maggi e Schlein, quindi tutti radunati attorno a questo buon bicchiere di luppolo fresco. Mancava Calenda, però Calenda ha dato comunque prova di sé alla festa dell'Unità comunque di Milano. Comunque si era già impegnato sulla birra, si no? Si è già impegnato sulla birra, ecco qua. Stava provando a spillare delle birre appunto alla festa dell'Unità, la prima, ora non la faccio vedere Calenda, però gli è uscita con un po' troppa sfumatura, come sempre succede nel campo largo, cioè che non mi hanno spiegato che la prima la devi... Cioè, devi far finta, la devi far cadere l'acqua. Perché sennò è tutta schiuma. Sennò è tutta schiuma, esatto. Quindi il PD le ha fatto un'altra strada. È la sola del campo largo, classico. Molta schiuma, ma poi... quando si parla di birra, poi torna sempre in mente questa foto di Bersani che è accanto dei fiori da solo. Con questo 2012, preparavo 2012. Il discorso da fare all'Assemblea Nazionale del Partito quando Democratico. Quando non vinse, diciamo. Sì, la non vittoria. Salutiamo Bersani. Sempre, lo aspettiamo qui a Metropoli. Assolutamente. Però appunto, lo dicevi tu Gerardo, c'è stato questo colpo di scena in Liguria con il patteggiamento di Giovanni Toti, e per provare a tenere tutto insieme il titolo di oggi di Metropolis è In Toti i modi. Sì, in Toti i modi, in un modo o nell'altro ci arriviamo. Corruzione impropria e finanziamento illecito. C'è un patteggiamento, Calenda, che viene alla fine di insomma una lunga storia giudiziaria, soprattutto lunga la parte degli arresti domiciliari. E forse anche un po' a sorpresa, diciamo la verità, Francesco. Beh, no? Sì, no, noi ci ha costretto a fare tutto il giornale. Beh, no, è successo verso le 2 del pomeriggio. Però, è una di quelle cose che sono game changer, no? Sì. In una campagna elettorale che per il centrodestra già era in salita, che sembrava aver trovato, diciamo, un punto di svolta con la candidatura di Bucci, che sappiamo essere un sindaco molto popolare, stimato. In maniera anche trasversale. Naturalmente questa ammissione di colpevolezza, perché poi come tale può essere letta la richiesta di patteggiamento, insomma, rende tutto più complicato per Bucci anzitutto. Che cos'è secondo lei, Calenda, questo patteggiamento? Guardi, lei sa che io sono stato molto attento a dire non si entra nel merito delle inchieste finché le inchieste non sono risolte. Sono contrario alla carcerazione preventiva scambiata con le dimissioni, perché questo non credo che sia da paese civile e lo rimango. Dopodiché punto, la storia è chiusa, nel senso che adesso è un signore che ha detto io vado fino in fondo al processo e dimostro, diciamo, la mia innocenza, e poi ha detto no, io questa cosa l'ho fatta. E quindi intanto ha un valore politico. Perché, cioè, la carriera politica di Toti è finita. No, ma non la carriera politica di Toti, ha un valore politico perché sta ammettendo di aver mal amministrato, diciamo, in un contesto, perché il reato poi è complicato, però in un contesto corruttivo, il rinnovo di concessioni, eccetera. Ora, lo dice una persona che la prima cosa che ha fatto al Ministero è prendere la normativa sulla regolamentazione delle lobby della Commissione Europea e applicarla al Ministero. Primo e ultimo caso nella storia italiana. E l'unico partito dell'industria. Che vuol dire che quando io incontravo un imprenditore era solo al Ministero ed era pubblico. Cioè l'incontro veniva, non l'incontro quello che ci dicevamo, ma si sapeva che l'avevo incontrato. Secondo luogo, siamo l'unico partito a non accettare nessun tipo di finanziamento da concessionari, società regionali, eccetera. Quindi io sono molto rigido nell'etica pubblica. Però sono anche garantista, ma in questo caso la questione, signori, è finita. Non c'è più nessuna garanzia da dare. Non c'è nessun garantismo, c'era una questione di constatazione, cioè un governatore che ha governato una regione, secondo me anche facendo delle cose buone, non buone, il Ponte Morandi, cioè, per carità di Dio, perché poi non è che tutto viene buttato. Di record, certo, però no. Quello che è successo è che l'ha governata con un sistema che non va bene, se lo ha messo, chiusa la storia. Cioè, è una questione anche di regole politiche. Diciamo che ha tolto poi al centrodestra una delle argomentazioni, no, della campagna elettorale. In piena campagna elettorale, ha un mese, 45 giorni delle elezioni. Stiamo contando uno dopo l'altro. Diciamo che ha fatto una scelta legittima dal punto di vista personale,
però è una scelta che lo separa dalla politica e dalla sua coalizione. Ma poi c'è un altro fatto, io ho chiesto a Orlando. Sì. Orlando una è delle il condizioni, oltre all'impegno sulle sì. infrastrutture, era di non parlare di inchieste giudiziarie in corso. Però, a questo punto la storia è finita, cioè, nel senso, io continuo a consigliare a Orlando e continuo a chiedergli che ci si concentri sulle cose da fare, anche perché Bucci è un bravo sindaco, da me per esempio stimato, io è una persona che stimo Bucci, secondo me però ha fatto... per Bucci Orlando lei sceglie Orlando. Scelgo Orlando anche perché lì io ho tutto in consiglieri regionali, consiglieri comunali che stavano all'opposizione di Toti e quindi non è che posso... Però è perché c'è una coalizione dietro, c'è una coalizione della destra questa però oggettivamente c'è un fatto che questa ammissione di responsabilità è un'ammissione che chiama in causa anche una coalizione che con Toti ha governato, che Toti non è amico, è il monarca assoluto, cioè decideva insieme una coalizione, soprattutto con i leghisti tra l'altro, no? Tanto è vero che il vice Rixi, che a un certo punto sembrava potesse essere lui il candidato fino alla fine, ma in questo caso il garantismo non c'entra più niente. Sì, dice la difesa di Toti, c'è un sollievo di vedere riconosciute buona parte delle ragioni, ma è indubbio che questo è un passaggio appunto inaspettato e una diciamo, presa di posizione evidente sulle colpe che vengono imputate. Tu che idea ti sei fatta, Giovanna? Io sono rimasta stupita da questo passaggio di Toti, perché pensavo che tenesse di più a proclamare in qualche modo la sua... aveva detto si chiarirà tutto, non ho fatto niente, tutto si può spiegare, quindi in qualche modo mi ha colpito questo passaggio in cui sostanzialmente lui dice sono colpevole, sono responsabile di una serie di cose e non lo so se, cioè, mi chiedo se la sua decisione sia stata concordata con gli alleati, sia stata una decisione presa collettivamente o abbia deciso lui da solo in qualche modo, perché è sembrato abbastanza solo nell'ultimo periodo. Secondo me no, perché forse si sarebbe comunque diffusa la voce. Una domanda giusta da farsi. Io anch'io penso, viste le conseguenze che avrà, penso che sia una decisione che ha preso con i suoi avvocati, più che con gli alleati. Le conseguenze in politica sono evidenti e sono forti. C'è un'altra questione giudiziaria, glielo chiedo, ovviamente so bene che lei è particolarmente attento, essendo stato ministro dell'industria all'epoca, la questione Ilva, la Corte d'Assise d'Appello di Lecce ha annullato la sentenza ambiente svenduto, che già era una sentenza del 2021 per un processo lunghissimo dal 2008 al 2021, per il quale era stato condannato anche a più di 3 anni Nichi Vendola. Adesso è tutto da rifare, anche perché sostanzialmente si dovrebbe trasferire il giudizio ad un altro tribunale, visto che i giudici tarantini sarebbero da considerarsi sostanzialmente giudici sia togati sia la giuria popolare, una sorta di parte offesa. Allora, la storia dell'Ilva è intanto il più grande sito produttivo del sud Italia, uno ogni tanto ce lo dimentichiamo. Dopodiché è una storia che ovviamente nasce male, perché è una grande fabbrica nel centro, molto vicino al centro della città, in un'epoca in cui dell'ambiente non importava nulla a nessuno. Però è anche vero che, io glielo dico perché ho fatto l'accordo che prevedeva 4 miliardi e 2, di cui 1 miliardo e 4 investito sugli investimenti ambientali, e poi alla fine confermato le 5 Stelle, poi ha fatto saltare le 5 Stelle, poi... Cioè, questo paese così non è arrivato da nessuna parte, cioè, dobbiamo darlo per scontato, perché pensi, io lo sa la ratio dello scudo penale sull'Ilva qual era? Che noi nominavamo un amministratore, ma un amministratore dello Stato, che andava lì per fare le bonifiche prescritte. Sì. Ovviamente le bonifiche non c'erano già, perché se no non sarebbero state prescritte. Come entrava? Dopo 3 minuti gli arrivava un avviso di garanzia e quindi nessuno andava a gestire quella fabbrica, perché diceva, ma se io faccio... E quindi lo scudo penale, per far capire agli spettatori, era una cosa paradossale che non c'è in nessuno stato del mondo, perché diceva, se chi va a gestire l'Ilva fa tutto ciò che è prescritto dalla legge per fare il piano ambientale dell'Ilva, non è perseguibile per reati ambientali all'Ilva, che è una tautologia, perché se tu fai tutto quello che prescrive la legge, allora questa cosa noi la dobbiamo decidere, perché io penso che l'Ilva chiuderà semplicemente e poi dovremo trovare 15 miliardi per fare le bonifiche a 80 metri di profondità, perché sarà un disastro.
perché non si riesce a fare. Però noi dobbiamo guardare come cittadini, noi ci dobbiamo parlare con una certa chiarezza, cioè non possiamo pensare che sempre c'è una soluzione per una via giudiziaria che risolve i problemi complessissimi, sì, di natura ambientale, industriale, occupazionale, perché se no non succederà. Perché, anche perché le soluzioni giudiziarie hanno bisogno di tantissimo tempo e in questo caso, per esempio, c'è il rischio della prescrizione, cade, si ricomincia da capo. Non... completamente annullata la sentenza e quindi si ricomincia da capo. Ma poi i processi sono un film. Ma quello che non può essere è che non può essere bloccato un cespite industriale di quella importanza, sì, perché noi abbiamo lavorato, io ho lavorato con altiforni che venivano sequestrati, poi venivano dissequestrati però affidati a cura. Che, come lo fai venire un investitore? Cioè, nessuno viene, cioè, così chiudiamo. Se ne è parlato a lungo anche a Cernobbio, cioè, è la filiera dell'acciaio che parte dall'Ilva alimenta tutta la manifattura italiana che usa l'acciaio, no? Sì, ma quindi... poi, ma presa con dei paradossi, voi vi ricordate le trasmissioni che sono state fatte su Wind Day? Cioè quando si alzava il vento, sì, che portava i residui di carbone. La polvere, sì. Allora io ho fatto coprire i parchi minerari dell'Ilva. Con dei teloni? No, con delle costruzioni che hanno la dimensione di svariati stadi di, sì, calcio. Sono costati 500 milioni di euro, non c'è in nessuna parte del mondo questa, sì, cosa. E l'ho fatta fare per non avere i Wind Day. Ma lei lo sa che non c'è una trasmissione che abbia visto che dice non ci sono più Wind Day che hanno... Cioè, noi quando migliora qualcosa non ce ne frega niente, è solo quando c'è il disastro che ce ne frega. Allora dice, i politici non hanno manco più interesse a farlo. E lei dice andiamo per via giudiziaria, cioè in Italia si risolve tutto per via giudiziaria. Però vi fermo perché invece un tentativo di mettere in piedi quantomeno un'alternativa politica a sinistra si è celebrato... quella foto da cui siamo partiti, secondo me la possiamo persino rivedere, a suon di birre, ieri alla festa di AWS. Grazie. Ci sei andata, Giovanna, tu alla festa di AWS a Roma? No, Giovanna non c'è ancora andata, ma ci andrà. Ora, la questione... Facciamo un appello ai compagni di AWS a invitare Giovanna Botteri. Allora, no, la vera questione è che, come sai meglio di me, Francesco, lì sì, c'era oggettivamente, c'era Conte, c'era ovviamente Bonelli che è il padrone di casa, con Fratto c'era Ianni. Schlein, c'era Fratto Ianni. E mancava il centro però. Mancava lui. No, aspetta. Intanto vorrei dire questo, se mi avessero invitato sarei andato. Come? Non l'hanno neanche invitata? No, non hanno invitato. Ah, perché io sono andato, ritorno da una serie di giri a Feste dell'Unità in cui dico quello che penso. Sì. Sono andato persino alla Treio a parlare di sviluppo economico. Ci mancherebbe... non confrontarsi con tutti, questo è fondamentale. Però è anche vero che lì, cioè il dato vero, io non c'entro col campo largo, però il dato vero è che lì dentro ci sono posizioni che non governano. Cioè, ma lasci l'Ucraina, che ieri c'è stata un po' di polemica sull'Ucraina. Sì. Pensi al rapporto Draghi, su cui metà è totalmente in disaccordo, il PD non si sa perché non ho capito bene se è in accordo o in disaccordo. Pensi alla questione produttiva, per esempio collegata alla produzione di gas italiano, al costo dell'energia, alla necessità di continuare... Cioè, sono più le cose che dividono che non quelle che uniscono. Cioè, non lo so, perché non è... Io quello che dico al campo largo da un'altra posizione che è quella di centro, è quello che dico è... Ma quali sono i punti su cui volete governare l'Italia? Faccio un esempio concreto, sì, così non chiacchieriamo. Vai. Sono 6 mesi che io gli dico, c'è una manovra di bilancio. Gli dico a chi? Alla Schlein, a tutti, sì, a loro, a un appello pubblico. Ho capito. Dico, sì, c'è la manovra di bilancio, costruiamo un emendamento comune delle opposizioni su cose concrete, non che dica ci vogliono 70, sì, miliardi di euro in più perché quella è una buffonata. Punti per punto. Punto per punto, sì, dica, noi qui pensiamo di prendere i soldi, questo penseremo di fare. Oh, ma io non riesco a farlo, non si riesce. Però scusate, mi viene da pensare, Giovanna. Allora, qual è l'alternativa? Io non ho capito, se l'unico collante di questa alternativa è non ci piace Meloni, che capisco, per carità, benissimo, ma poi siccome i governi così li abbiamo visti, in, sì, una fase della storia come questa non vanno da granché di parte, sì, io quello che consiglierei a chi sta nel campo largo è chiaritevi le idee su cosa volete fare, io l'agenda ce l'ho.
E poi non, nessuno pretende. È l'agenda di Draghi, lei dice. Non è l'agenda di Draghi, no. Diciamo, io c'ho una coincidenza con Draghi quello che pensa Draghi. Berlusconi, hai visto oggi? Scusate. Poi Draghi, quell'agenda di Draghi non copre tutto, c'ha un'agenda di partito. Quell'agenda di partito non è che vuole essere esaustiva o intoccabile, però bisogna che c'è la possibilità di capire qual è l'agenda dell'altro lato, perché io non ce l'ho. Allora, però mi viene da pensare una cosa, Giovanna, che se nessuno di AVS ha avuto anche la cortesia istituzionale di alzare il telefono e di chiamare Calenda. Oh, e mica mi sono offeso, non è? Lui non si è offeso, ma insomma. Io ci sono un po' rimasto male. Per esempio, Luca ci è rimasto male. Mi vorrà dire che forse un po' il campo si è ristretto, nel senso che si farà meno di Calenda o no? Ma comunque non lo so se vuole, comunque AVS vorrebbe farne a meno, ma diciamo le cose come stanno. Io lo so che è molto difficile affermare questo principio e vorrei però spiegarlo. Aspetta, non Giovanna, c'è ristretto il campo, io non sto nel campo. Non c'è lui, non cioè, ci se vuole volete stare. Posso fare un tatuaggio, non c'è nel campo largo, però non è questa la ragione per cui invitare le persone, non è questa. La ragione per cui invitare le persone, secondo me, è un confronto per cercare di capire se si può collaborare sull'opposizione su qualcosa. Però quello si chiama campo largo allora. No, perché le opposizioni sono variegate, sono diverse. Ho capito. Però non è che se tu sei l'opposizione, anche se tu poi andrai alle elezioni separatamente, all'opposizione devi cercare di lavorare insieme. Oppure, scusa, in AVS pensano che non c'è tanto tempo da perdere, Giovanna. Che non c'è tanto tempo da perdere e che le agende, no, adesso usciranno quelle del 2025, forse già si proiettano con le agende del 2025 che sono più fresche, ma ho cercato di capire quello che propone Draghi, che mi pare molto complesso, pieno di spunti e ho l'impressione che ognuno prenda una parte, a partire dalla von der Leyen in poi, ognuno prende quella parte che conviene e quell'altra, quindi credo che sia un punto di partenza, un punto di arrivo comunque per tutti, perché ognuno si ritrova. Quello che continua a colpirmi è questa volontà campo largo, non campo largo, di non mettersi d'accordo e questa feroce volontà comunque di uscire perdenti, perché alla fine i sondaggi, le elezioni, sto centrodestra che sembra uno di qua, uno di là, in realtà compattissimo. Non parliamo del caso Boccia, eccetera, però stanno insieme. Ma insomma, anzi, il caso Boccia dimostra poi quanto e come stanno insieme. Certo. E alla fine sono sempre compatti, si ritrovano anche partendo con cose. Ed è impossibile invece questa litigiosità furibonda e furiosa dall'altra parte. Vabbè, io sono d'accordo con lei, penso che è giusto, lei sta dicendo, prendiamo sempre il centrodestra, che il centrodestra sta governando così bene con questa formula dell'essersi messo tutti insieme senza un'agenda precisa o raccontando che abolivano le accise. Sì. Che è un esempio da prendere per la sinistra, cioè anche la sinistra dovrebbe fare esattamente quello che fa la destra, cioè non parlare di come governerà il paese, proporre cose mirabolanti che non farà, buttarsi tutti insieme, vincere le elezioni e governare male il paese. No, poi, ho capito, però destra, mentre però, scusi, voi no, parlate gli altri governano. Perché l'ho ascoltata in religioso silenzio, dopodiché la destra però, quando sarà la sinistra a fare questo, rifarà la stessa cosa. E sa cosa c'è? Sono 30 anni. Allora, vorrei fare un test con lei, che è, diciamo, una giornalista però di area di centrosinistra. Io penso che una persona di sinistra all'inizio di questi 30 anni voleva la sanità, la scuola, i salari. La sinistra vuole questo. E uno di destra voleva meno tasse, più sicurezza e meno Stato. Sì. Ora, mi pare di ravvisare il fatto che né un cittadino di destra né uno di sinistra abbiano ottenuto nulla di quello che chiedevano. Allora, se noi per un secondo, invece di prendere la politica come se fosse un gioco di società per cui buttamosi tutti insieme che vinciamo contro quegli altri, poi governiamo male e poi rivincono, cerchiamo di elaborare, è l'unica cosa che chiedo perché non sto litigando con nessuno, dico, possiamo sapere vagamente cosa faremo sull'Ucraina, se saremo nella NATO, se per esempio faremo la chiusura della produzione di gas nazionale, se viceversa vogliamo produrre più gas nazionale. Io lo so che questa è una pretesa, come posso dire, persino un po' insultante, perché uno deve chiedere
in una coalizione che si va a governare su che cosa vuole governare. L'importante è che faccia un gran casino come la destra per buttare in giro. Posso dire una cosa però, prima di dare la parola a Giovanna, sì, cosa vuole la destra e cosa vuole la sinistra più o meno è chiaro, resta no, non un è po'... chiaro un cacchio, ma beh, me lo faccia dire. Cosa voleva 30 anni fa, resta che non è chiaro la cosa destra vuole ha promesso, okay, la destra, no, no, che non per è me... chiaro cosa vuole lei. Io glielo posso dire, la sa qual è la differenza? Che io glielo posso declinare. Io per esempio vorrei che non si tagliasse il cuneo fiscale, ma quei soldi andassero sulla sanità e la scuola, perché ritengo che è prioritario il servizio pubblico. Esattamente quello che dice Schlein, no? Che è esattamente il contrario di quello che dice Schlein, perché no, la Schlein dice, e mi spiace che un giornalista non lo sappia, scusi, però non se volevamo la buttiamo a ridere, perché tanto chi se ne frega, tanto poi la TAC non se la fa, noi siamo tutti assicurati. Molto preoccupati. Allora, però, la Schlein invece dice una cosa diversa. La Schlein dice, ci vuole il taglio del cuneo fiscale, l'aumento delle pensioni, l'aumento degli stipendi agli statali, 34 miliardi sulla sanità. Non ci sono soldi, lei dice. No, no, ma secondo me quello che dice la Schlein è l'equivalente del taglio le accise, faccio la flat tax, faccio quota 41. Allora, io lo capisco che questa cosa è più vicina a uno stile di consumo di sinistra che a uno stile di consumo di destra, e capisco che la politica è uno stile di consumo. Non ho capito lei sullo stile di consumo dove sta. Ma io l'ho appena detto, io ho appena fatto un caso molto chiaro, cioè io sono un liberale progressista e penso che i servizi pubblici vanno rimessi a posto, ma non lo puoi fare con un deficit di più 70 miliardi di euro. Né lo puoi fare da solo, assolutamente. E infatti non sto dicendo lo faccio da solo, sto dicendo una cosa diversa, sto cercando di dire, possiamo spiegarlo, cioè siamo disponibili a spiegarlo? La cosa che mi interessa però, mi interessa psicologicamente, è lei che tutti i giorni, in questa trasmissione, dice che l'Italia fa schifo, no, dice che non funziona, c'è il declino, la sanità è un disastro, la sanità è un disastro, le cose sono A me piace però quello che mi chiede a me è di fare esattamente la cosa che ha determinato il fatto che l'Italia declina da 30 anni, cioè di non fare una coalizione sulla base di quello che si vuole fare, ma di farla contro l'altro. No, io veramente vorrei fare una bella coalizione, allora, se lei ci fosse. E allora mi dice, posso fare un esercizio con lei? Salario minimo e sanità, ci siamo su questo, sanità sono cosa vuol dire? No, mettiamo 1, 2, 3, 4 e poi si vede. quante sono queste? Non lo so, io partirei da 4, mi accontenterei. Perfetto, no? E glielo deve dire, perché non c'è, al campo largo, perché lì dentro c'è anche il super bonus, il non dare armi all'Ucraina, però... Se guardi, oggi c'è un articolo di Geremica. No, lei dice, se non facciamo l'Ucraina, c'è un articolo di Geremica oggi sulla stampa, che è perfetto, che dice Elly Schlein è quella che ha più voti di tutti, no? Sì. Molti più di me, ma molti più di tutti. Forse quello che dovrebbe fare Elly Schlein, invece di continuare a dire bisogna stare tutti insieme, perché bisogna stare tutti insieme, e dire per il PD, che è la la forza fondamentale, pensa, per esempio, al rapporto Draghi, pensa che il nucleare no, che il Green Deal completamente sì, che il super bonus sì o no, l'Ucraina, gli mandiamo le armi sì e dirimento cioè, no. Deve essere molto chiaro questo patto. Come si fa diciamo, di campo. Vi faccio vedere il campo fangoso invece di ieri a Roma alla festa di AWS. Campo fangoso credo sia un copyright di Conte, no? Sì, però per il maltempo, cioè non è... No, per il maltempo, certo, non campo, è mica, non dobbiamo essere maliziosi. Io preferivo il Aspetta campo Giovanna, delle birre. Arrivo, un secondo solo, vai. Cinzia. Poi ci sono anche gli assenti al governo con le persone che sono qui, ecco, sulle vocazioni di Grande Renzi crollano i microfoni. Che volete che vi dica? Calenda ogni giorno fa un'intervista per dire che con quelli non governerà mai. Intanto io penso che è importante che oggi siamo qui. Discutiamone a tempo debito. L'altro governa qua e là con la destra, insomma, basta, ripeto, però basta. Spero che lei porterà ancora a Renzi, come dico Renzi, oggi ha sostenuto che lei porterà ancora per aver portato Draghi. Non abbiamo difficoltà a dialogare con nessuno. Il rispetto del diritto internazionale, che Giuseppe Conte contesta di non aver trovato nelle parole di Kamala Harris, lui confida di poterlo trovare in Trump. Subillato, istigato a un assalto. Questa è la logica, siccome sono insoddisfatto di come viene gestito il conflitto russo ucraino dalla NATO, sono filo putiniano. No. Questo innanzitutto è il posto giusto per costruire l'alleanza del nuovo centro-sinistra.
largo fangoso. Largo. Giovanna, scusami, è vera una cosa, tu che per tanti anni ti sei occupato del racconto internazionale di questo paese, dell'America, della Cina, dell'Europa intera, è vero che la questione forse è più divisiva, perché forse Calenda e Schlein, se si mettono lì con la penna, magari con un notaio, diciamo, una lista di cose interne da fare insieme la trovano, però è vero che la questione ucraina è una questione fortemente divisiva, dove rischia di più quello che noi chiamiamo campo largo, poi chiamatelo fangoso o come vi pare, o no, Giovanna? Guarda, ti posso dire una cosa, abbiamo avuto le elezioni in Francia, ci saranno le elezioni in America, quanto conta la questione ucraina alla fine nelle elezioni? Conta molto di meno della cosa basilare che è l'economia. La gente vota sulla paga a fine mese, vota sulle bollette da pagare, vota sulla spesa al supermercato che continua a salire. Su questo votano in America, in Francia e voteranno anche in Italia. La questione dell'Ucraina, alla fine, l'abbiamo visto anche alle europee, è una questione molto politica, ma nel cuore dell'elettorato, di chi vota ancora, perché ricordiamo metà non va a votare, conta relativamente, non è quello che spacca. Cioè è chiaro che in un elettorato che si riconosce in una sinistra, in un centro-sinistra, conta per esempio la paga minima, che in Italia uno dei pochissimi, se non l'unico paese europeo, non ha. Conta sul rispetto e la considerazione dei lavoratori e quindi nel loro diritto alla salute, diritto all'educazione. Questa è la base. E io quindi, credo che su questi elementi un campo largo, alla fine, fangoso o non fangoso, si ritrova. Poi, voglio dire, sulla questione dell'Ucraina ci sono mille ombre anche paradossali, no? Come un uomo come Trump, siccome amico di Putin, diventa il paladino della pace. Insomma, è tutto in contraddizione. Però io credo che sostanzialmente le questioni che stanno a cuore all'elettorato vanno al di là dell'Ucraina. Dopodiché bisogna recuperare all'interno di quel campo largo una serie di valori che sono tradizionalmente appartenuti alla sinistra, e la pace è uno di questi. Però ieri Calenda si è ritirato su questo. Questa idea sono completamente in disaccordo, cioè non è una questione di cosa conta per quell'elettorato contano molte cose, per esempio l'elettorato ha paura dell'immigrazione. Io penso che non esiste la politica in tempi come questi senza una politica estera, e la questione dell'Ucraina, per quanto ci concerne, è dirimente per ogni alleanza, nel senso che noi non possiamo pensare che si possa costruire un'alleanza con chi domani smetterebbe di supportare l'Ucraina. Cioè non si può mettere perché sono questioni grandi della storia. Aggiungo un fatto, che la situazione in Francia prova esattamente quello che ho detto prima, cioè che tu ti puoi mettere insieme tutti quanti per sconfiggere la destra, e come finisci? Con la sinistra che non governa. Perché? Perché il problema è che quella roba là, cioè fra Tojani e Bonelli, Conte è una storia un po' diversa, perché Conte può fare molte cose differenti, come sappiamo. L'agenda di Fratoianni e Bonelli è l'agenda del default dell'Italia. Allora io non credo che quella sia l'agenda del PD, perché il PD nasce da una cultura di governo, e credo che bisogna lavorare su, io credo che i diritti sociali siano la cosa più importante in questo momento in Italia, e ci stiamo battendo tanto, ma un'agenda come quella di Fratoianni e Bonelli porta questo paese al default, esattamente come quella di Mélenchon. Allora, ci sono due punti su cui noi non faremo accordi. Sicuramente non faremo accordi se non è netto e chiaro il posizionamento internazionale di una coalizione. Non faremo accordi con chi porta l'Italia al default. Per questo dico che in quella coalizione lì, che dentro la quale io non perché, ci sono... secondo lei è default, ma perché, la politica di perché quelli, quella politica lì chiede un'esplosione della spesa pubblica che è intorno, in termini di deficit, a 50 miliardi di euro l'anno.
che nessuno spiega come recupererà, sì, che anzi dice recupererà aumentando le cosiddette tasse sugli idrocarburi, che si traducono in aumento del prezzo dei carburanti. Mm. Voglio vedere cosa succede in Italia, perché ti dice che sostanzialmente tu devi passare al motore elettrico quando una macchina elettrica oggi costa 25.000 euro e non se la può permettere nessuno. Quindi è una coalizione di gente che usa gli slogan, non usa la testa. Ieri Bonelli ha detto che in Francia l'energia costa molto più che in Italia. In Francia l'energia costa il 30% in meno ed emette, grazie al nucleare, 6 volte in meno della Germania. Quindi quel modo di fare politica lì, se la Schlein, e per questo io interrogo la Schlein, se la Schlein pensa che quello è il senso della coalizione, benissimo, io sono contento, ma spiega empiricamente la ragione per cui non ne possiamo fare parte. Francesco. Perché noi il posizionamento internazionale è fondamentale, la concretezza è fondamentale e soprattutto è fondamentale che non zumpi per aria un paese molto indebitato che fra 4 anni deve trovare 40 miliardi di euro per pagare le pensioni attuali, non quelle dei giovani che non avranno. Quindi Francesco Bei come se ne esce? Intanto se ne esce, speriamo che fra 3 anni, quando si va a votare, la guerra in Ucraina sia finita anche prima. Insomma. Poi l'altra cosa, se guardiamo di là, è tutto giusto quello che dice Calenda sulle divisioni. Se guardiamo dall'altra parte, abbiamo citato due casi, il discorso di Draghi, il rapporto Draghi e l'Ucraina, forse come la Lega hanno duramente contestato Draghi e sappiamo quali sono le posizioni sull'Ucraina, quindi queste contraddizioni nel campo della destra non è che non ci siano. Io penso questo, che è chiaro che se parti dalla cosa che divide di più, in questo momento una cosa lacerante come l'Ucraina non arrivi lontano. Sulle altre cose io credo che sia il dovere del PD, in quanto forza maggiore, di trovare un punto di sintesi tra posizioni che secondo me non sono inconciliabili. Naturalmente, come il Partito Democratico americano lo fa al suo interno, dove convivono varie correnti, molto più a sinistra di quelli di Fratoianni e Bonelli, anche in una futura coalizione possono starci Calenda e anche posizioni diverse. Chiaramente, se prendiamo il posizionamento oggi rispetto all'Ucraina, è il punto massimo di lontananza. Repubblica lo sta facendo ormai da qualche mese. Repubblica, sull'Ucraina ha preso da subito una posizione chiara che manteniamo, che non è quella di Fratoianni, per l'appunto. Che non è quella di Fratoianni, ma voglio dire, i campi larghi dentro la redazione di Repubblica si fanno quasi settimanalmente. Sì, posso dire telegraficamente. Sì. Noi stiamo facendo un lavoro che abbiamo chiamato Cantiere Italia, proprio per capire se nell'opposizione ci sono posizioni su cose concrete che possono... Esattamente, ci sono anche i rappresentanti di Azione. L'abbiamo fatto finora sulla sanità e sul lavoro. Io ho partecipato a questi forum e le posizioni sono tutt'altro che inconciliabili, quindi... Poi diciamo si tratta, la politica deve trovare un compromesso. Sanità e lavoro. Va bene. Non ho l'impressione che sia... Lo dico con grande franchezza, non ho l'impressione che questa cosa, che capisco perfettamente perché è figlia del bipolarismo e della situazione, figlia di un bipolarismo che sta un po' distruggendo la politica dovunque. Sì. E io non sono convinto che questa è la strada. Non credo credo che ci sia un tema più profondo, cioè che se non si ricostruisce con grande pazienza e anche attraverso le sconfitte un'area di pragmatismo e anche di... come posso dire, di disponibilità sempre al dialogo sui provvedimenti, ma anche di linguaggio chiaro agli elettori. Io credo, ma una visione diversa, io rispetto la sua visione, gli elettori mi hanno dato il 3,3%, quindi non ho nessuna pretesa di dire che questo è un percorso facile o un percorso in discesa, penso solo che sia il percorso che serve all'Italia. Quindi Azione percorrerà questa strada. Che non è quella bipolare. Senta, c'è rimasto male del fatto che Enrico Costa ha lasciato Azione ed è tornato in Forza Italia? Sì, sarei rimasto molto male, ma l'ha smentito esattamente 10 minuti prima. Dopodiché c'è un tema... Però c'è una sofferenza, mi sembra di dire. Certo, c'è una sofferenza perché quando vieni sconfitto, diciamo, è un momento in cui le persone, soprattutto quelle che hanno una loro professionalità politica, un po' si guardano intorno. Per quanto riguarda Enrico Costa ha fatto delle battaglie di garantismo su cui noi siamo molto...
siamo stati molto impegnati. Questo garantismo non può diventare impunitismo, perché è un concetto diverso. Cioè, una cosa è il garantismo, una cosa è dire davanti a qualunque comportamento etico finché non c'è una sentenza in Cassazione, perché questo è un modo di interpretare la politica che non ci corrisponde. Aggiungo che quello che non può fare Enrico Costa e non può fare nessuno in azione è scegliere in quale coalizione delle regionali stare quando c'è una proposta dei territori, noi abbiamo fatto congressi a tutti i livelli, approvata dalla direzione. Perché? Perché un partito funziona in questo modo. E quindi è chiaro che per noi che siamo un partito al centro le coalizioni delle regionali necessarie sono molto faticose, però nessuno, diciamo, ha un diritto di veto. Quindi Enrico Costa, a cui io voglio molto bene, farà le sue scelte in serenità. Quello che è sicuro è che noi teniamo la linea politica che, dove gli elettori ci hanno messo, come ho appena detto, anche sulla giustizia, ma non scambiando il fatto che il garantismo non vuol dire che qualunque comportamento è politicamente corretto o eticamente accettabile. È di sinistra, Calenda, sto scherzando. Allora, sono una cosa che in Italia è stata sempre problematica. Sì, sono un repubblicano, liberal progressista, che è una figura complicata. Al 4% massimo. Anche, posso dire che anche la... Ma quanto però, è vero questo quello che dici? No, come lei. Però è anche vero che... Cioè, comunque, non conta nella politica tantissimo quanti voti prendi, però conta anche il fatto che contribuisci in un modo sensato o non sensato al dibattito politico, a proporre le cose, perché sennò diventa un gioco a somma zero. Grazie davvero a Carlo Calenda, grazie anche grazie a Francesco Bei. Torniamo sulla vicenda a Totti per un attimo, perché dobbiamo ancora spiegare queste cose. Perché con questa... Ah, vedo che c'è Giulio Cero, che è collegato con la gigantografia di Forza Italia, con c'è Raffaele Nevi, c'è Chiara Gribaudo. Eccoci qua, arriviamo. Perché questo caso, questo patteggiamento comunque ha messo la parola fine su varie cose, anche su